Wow! Questi piccoli tatuaggi sono fantastici! Credi che potrei farmi questo? Ma non ho 18 anni, mi serve il consenso! Mamma! Posso farmi questo tatuaggio, per favore? Ti prego, ti prego, ti prego! Cosa? No, assolutamente no! È proprio una guastafeste! Mi toccherà prendere in mano la situazione! Aspetta! Ho un'idea! Ed è a prova di mamme arrabbiate! Disegnate qualcosa con un pennarello sulla pelle. Sofia ha scelto un cuore. Aggiungete del borotalco. Toglietelo prima di applicare della lacca spray. Guarda un po'! Ha un aspetto fantastico! Vuoi farti una bella risata? Mamma, guarda un po'! Sei in punizione per sempre! È finto, lo giuro! Oh, voi ragazze siete ingestibili! Ecco la camicia che stavo cercando! Finirai nel mucchio di cose da riciclare! Cos'altro? Oh, mi piace tantissimo questa, ma è troppo lunga! No, anche tu andrai nel cestino! C'è dell'altro? Questa felpa è un po' vecchia! Ci vediamo! Ripensandoci... forse questa può andare! Se ritocco un paio di piccole cose... prima indossiamola! Attenta agli occhiali! Carina, vero? Cosa? Sembra più un vestito che una felpa! Oh. Forse questa cinta potrebbe andare bene! E questo colore si abbina perfettamente! Basta avvolgerla intorno alla vite e allacciarla! Proprio come fareste con le cinture nei passanti! Ecco! Ora tirate verso l'alto la felpa mentre la cinta viene coperta e nascondete la parte inferiore della felpa. Ecco! Perfetta vestibilità! Sono stata brava a non aver accantonato questo gioiello. Meglio che vada al centro donazioni. Wow! Bella? Sto bene. Ho solo fatto una figuraccia. Che vergogna! Ma perché ho messo questi tacchi? O meglio, perché ho una gonna così lunga? Ehi! Ma che carino! Deve essere sistemato in vita, però. Bingo! Una bella collana può essere una bella cintura, anche. E adesso un nuovo vestito. Come ti sembro? Sto bene, vero? Stai dormendo ancora? Perché c'è così tanta luce? Immagino sia ora di alzarsi. Non posso dimenticare il mio braccialetto della fortuna. Lo indosso ogni giorno. Ma quanto è difficile da mettere. È l'ora dei cartoni? Andiamo, forza! Che palle! Proviamo da un'altra angolazione. Se le mie dita rimanessero ferme... vorrei avere qualcuno qui ad aiutarmi. Proverò ancora... graffetta in fuga. Forse questa piccoletta può aiutarmi. Le graffette possono aiutarti con i braccialetti. Allungala in questo modo e aggancia un'estremità al braccialetto. Adesso tieni questa estremità con la mano.
Quindi avvolgi il braccialetto e aggancialo. Wow! Non posso credere che abbia funzionato! Quando acquistiamo un paio di scarpe nuove, spesso ci dimentichiamo che le dovremmo ammorbidire un po'. Il retro del tallone è la parte peggiore. Ancora un'ora di questa tortura. Oh, cavolo! I miei piedi non meritano questo. Si sentono così maltrattati. Ok, continuiamo. Odio queste stupide scarpe! Toglietemele di dosso! È anche peggio di quanto pensassi. Tutto a causa di queste stupide cose! Forza, allargatevi! Aspetta, ripensandoci! Ah, finalmente ho raggiunto lo zen! Non per molto! C'è mancato poco! A Bella non mancheranno questi calzini, giusto? E adesso allarghiamo queste scarpe! Cominciate col mettere dei calzini morbidi come questi e poi mettetevi le scarpe. Ora direzionate il phon verso l'esterno in questo modo. E quando vi toglierete i calzini, le scarpe saranno più larghe. Tutto sommato sono contento di averle comprate. Che giornata! Odio prendere il caffè con Bella. Finisce sempre per parlare per ore. E non posso mai dire la mia. O bere un sorso di caffè. Allora mi sono detta perché dovrei ordinare due camicie se hanno esattamente lo stesso colore. Pazzesco, eh? Cavolo, il laccio della mia felpa! Posso riaverlo, per favore? E adesso come lo rimetto a posto? Oh sì! Questa cannuccia è la risposta alle mie preghiere. Mi servirà anche questo. Adesso spingi la cordicina fino in fondo. Infila la cannuccia attraverso il buco e guidala fino all'altra parte. Ecco fatto! Togli la cannuccia e hai fatto. E quindi ho detto allora chiamo mia madre. Ehi, dov'è la mia cannuccia? Guarda un uccello! Oh! Comunque, dov'ero rimasta? Ciao! Cosa? Oh, grazie! E adesso come faccio? Lo farò più tardi. Odio le gonne così corte. Tutti quanti vedranno le mie mutandine. È come guardare un incidente d'auto. Ok, non c'è niente da guardare. Ci siamo quasi! Accidenti! Spero che non mi si sia squagliato tutto il trucco. È strana, ma è adorabile. Tutte noi sappiamo che le labbra rosse hanno un significato ben preciso. Ammazza che sventola, Lily! Ma ricorda, portalo dietro per eventuali ritocchi. Ehi, come stai? Ti ho ordinato un hamburger. Ma prima di mangiare, non dimenticarti il rossetto. Fin qui tutto bene. Come ti capisco. Queste patatine saranno più semplici da mangiare. Oh, mangiare è così fastidioso. Non hai sete? Adesso vediamo come ci riesci. No, non così. Forse stile cascata? Ammazza, è proprio impegnativo. Che palle queste labbra! Let's go.